E ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e oggi andiamo a riprendere un video che ho fatto tanto tempo fa. E siccome ci sono state tante visualizzazioni, per quel video purtroppo ho avuto un problema, quindi ve lo vado a riproporre. Il video in questione è come rifare i connettori del satellite e i connettori dell'antenna terrestre. Quindi andiamo subito a sporcarci le mani e iniziamo. Allora, andiamo a prendere il nostro materiale. Allora, abbiamo forbice punta arrotondata, bellissimo. Cavo coassiale da 5 mm, un connettore AF, bellissimo, molto veloce, facile e pratico per la connessione per il satellite o anche in alcuni casi anche per il terrestre, dopo vi spiegherò pure. Un tipo di connettore per il digitale terrestre di tipo maschio e un connettore di tipo digitale terrestre femmina, a seconda della presa che avete. Si può usare sia il maschio che la femmina. E poi qui avete, questo non è un partitore, è un mix the mix si chiama, e in pratica questo da un cavo, no, da un cavo vi può portare sia la televisione che il satellite. Questo può essere anche un partitore, cioè che entra e ne escono due tranquillamente, però in questo caso avevo questo mix the mix per farvi vedere come si mette questi connettori qui dentro. Per spiegarvi un po' meglio, ho preso questo tipo di partitore, come lo volete chiamare. Ok, mix the mix. Allora, prima cosa, andiamo a spellare il cavo. Tac. Oh. La cosa più importante di tutti. Voi mi direte perché è la più importante di tutti? Qui avete questa. Questa è la garza che in pratica dobbiamo tagliare molto molto bene e spellare e avvolgere. Questo lo andiamo a tagliare così, tac. Eccolo qui. Oh, allora, cosa molto importante, la garza non deve mai toccare il filo di rame. Perché questo? Perché il cavo va in cortocircuito e dopo avete problemi di connessione. Non vi funziona più niente, quindi state molto attenti. Se voi andate a mettere la garza che tocca con il cavo, con il piccolo filetto di rame, qui in pratica, vedrete che non funzionerà. Allora, adesso andiamo ad avvitare. Voi mi direte: Andrea, ma ci sono le... Sì, è vero, ci sono dei taglierini apposta, però per alcuni connettori vanno bene, per altri no. Dopo lo dovete sempre raffilare con la famosa e utile forbice dalla punta arrotondata. Mi raccomando, usate sempre questa. Scherzavo. Qui avvitate bene. Oh, perfetto. Come potete vedere, il cavo di rame è entrato, quello bianco fa come da piccolo tappo e avete un connettore perfetto. Non vi si leverà mai, è molto difficile. Il cavetto di rame in pratica vi consiglio di tenerlo un po' più corto e se potete lo tagliate in maniera un po' laterale. Ecco. Vedete qui perché questo, ho fatto questo coso un po' laterale, perché quando andate a mettere dentro la connessione sarà molto più facile e ci sarà una connessione ottima, ottimale. Allora, adesso lo andiamo a mettere. Come vedete,
qui dentro c'è il buchetto, il cavetto di rame deve andare a finire qui dentro e avvitate, avvitate. Tac. Perfetto. Connessione avvenuta. Oh, visto che abbiamo questo mix the mix, adesso andremo a fare una bella cosa. Qui, quindi, da questa parte abbiamo fatto la connessione con un connettore AF, andiamo a metterlo su TV. E qui andiamo a metterci un bellissimo connettore questo, ormai sono mani esperte, quindi un connettore per il digitale terrestre o maschio femmina, scegliamo. Perfetto. Oh, in questo caso, come sempre, come vi ho detto, la garza non deve toccare mai il cavo di rame, altrimenti non funziona. Tagliamo, tac, prendiamo questo. Prima cosa, mettere sempre il coperchio prima. Andiamo ad infilare questo, si aspettate, mi manca due strumenti, un attimo. Allora, eccolo qua, un cacciavite un po' così, non è professionale come le forbici dalla punta arrotondata, però va bene lo stesso. Quindi fissate, tac. Perfetto, questo lo andate a premere con una pinza o potete fare anche direttamente con la forbice come faccio io, tac tac. Qui non me lo faccio vedere perché questo mi serve in altre cose, e poi andate a mettere il tappo, tac, e il vostro cavo è fatto in maniera facile, veloce e semplice, anche con attrezzi non idonei, molto idonei, molto bello, vedete. Vi lascio, se volete, anche il link in descrizione, è molto utile questi tipi di cose per dentro casa. Io lo uso ogni tanto anche per quando devo cambiare le pile a qualcosa, a qualche attrezzo o a qualche gioco, è molto utile e veloce. Allora, per questo video è tutto, spero che vi sia stato utile con la nostra collezione. Vi lascio il link in descrizione dei vari prodotti, anche della mia fantastica forbice con la punta arrotondata, e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!